a tutti, è sempre il 6 marzo del 2020, è il secondo giorno della sospensione di tutte le attività didattiche in tutta Italia. Proseguiamo il nostro viaggio nella geografia del mondo e degli insediamenti con particolare riferimento agli indicatori demografici e fra quelli che non abbiamo ancora visto. Andiamo a scoprire il tasso di incremento naturale, la speranza di vita alla nascita, la piramide della popolazione e la transizione demografica, che sono delle rappresentazioni grafiche che ci aiutano moltissimo nel rilevare i dati della geografia della popolazione. Iniziamo col tasso di incremento e la speranza di vita alla nascita. Non sembra, ma in realtà sono due indici strettamente collegati fra loro. Il tasso di incremento naturale è la differenza che esiste fra il dato della natalità e il dato della mortalità in un anno ogni 1.000 abitanti. La speranza di vita alla nascita, invece, è il numero di anni che un bambino può attendere a vivere rispetto alle condizioni del suo paese in relazione a quelle soprattutto socio-economiche. Valori alti noi li troveremo nei paesi avanzati, dove c'è per esempio un servizio sanitario efficiente, una dieta equilibrata alimentare e così via. Valori invece medi o bassi li riscontreremo nei paesi meno avanzati, in cui le condizioni precedenti non sussistono. Quindi non avremo un servizio sanitario efficiente, non è presente una dieta alimentare equilibrata e così via. Andiamo a vedere anche quello che è sempre legato il tasso di fecondità. Il tasso di fecondità è il numero dei figli per donna in età fertile, compresa quindi fra i 15 e i 45 anni. Chiaramente, che cos'è? È un dato legato alla natalità. È avuto un decremento, scopriremo poi perché, in tutti i paesi dal 1950 al 2005. I valori più alti si registreranno in tutte quelle zone che sono più arretrate, come per esempio in molti paesi africani o del sud-est asiatico, anche se qua possiamo riscontrare anche qui appunto un decremento. L'indice di dipendenza demografica è il rapporto che esiste fra la popolazione giovane, che va da 0 ai 15 anni, quindi possiamo dire fino all'adolescenza, e quella anziana. Per anziana si intendono le persone ultra 65 anni. E la popolazione in età lavorativa. Quindi, di fatto, l'indice di dipendenza demografica ci dà il peso della popolazione non attiva rispetto a quella attiva. Ok? La dipendenza è più elevata nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi industrializzati, con una differenza che può essere elevatissima se pensiamo che in Africa abbiamo il 90% contro il 45% dell'Europa, quindi di fatto questa forbice è del 45%. La piramide dell'età della popolazione è una rappresentazione grafica come questa, ne ho presa una giusto per avere l'esempio, che ci consente di descrivere la popolazione secondo le fasce di età. È una rappresentazione grafica e viene usata dalla statistica demografica. Allora, andiamo a vedere subito, anche se è molto intuitivo. Nell'asse verticale abbiamo l'età,
Normalmente queste sono indicate con un intervallo di 5 anni. Nelle asciste abbiamo la popolazione per ciascuna classe di età, distinta per maschi indicati nella parte sinistra di colore celeste e per femmine indicate nella parte destra in colore rosa. Le asciste sono quella parte orizzontale che vedete in cui abbiamo appunto la quantità della popolazione, in questo caso indicato in milioni. Noi vediamo che questo grafico di fatto è come se fosse una piramide, cioè ha una base larga e un vertice stretto. Quindi in generale vi sono un numero di nascite di maschi e di femmine con una tendenza alla morte decrescente. Nei casi di regime demografico maturo, però, la forma può cambiare. Per esempio, potrebbe esserci una bassa natalità, quindi una crescita nella parte centrale e quindi il vertice si allarga. A seconda della forma che assume la piramide dell'età, noi avremo la storia, di fatto, la fotografia demografica di quel paese. Se, come abbiamo visto, abbiamo una forma piramidale, la popolazione vuol dire che è in crescita con un'alta percentuale di giovani. Se invece abbiamo una forma piramidale tendente però a una botte, quindi diciamo con un allargamento nelle fasce centrali dell'età della vita, avremo bassi livelli di crescita senza un ricambio generazionale. Ancora, l'altra possibile forma è quella di un trapezio rovesciato, in cui quindi ci sono poche nascite, in cui avremo pochi giovani e molti anziani con una popolazione che tende a regredire. Chiaramente anche qua si possono osservare delle situazioni particolarmente differenti. Per esempio, in Cina la politica del figlio unico, che sarà oggetto di una successiva lezione, ha portato per decenni all'eccidio delle donne e nel periodo più moderni, a un aborto selettivo per garantire la discendenza. La popolazione cinese poteva avere un unico figlio, ve lo anticipo, e maschio, doveva essere maschio, questo soprattutto nelle zone industrializzate. Nelle zone invece rurali si poteva avere un secondo figlio qualora il primo fosse stato di sesso femminile. Quindi in Cina registreremo degli forti squilibri dalla parte celeste rispetto alla parte rosa, indicando pertanto differenze tra maschi e femmine. Questo è uno degli squilibri che possiamo fortemente notare. Dal 1992 e nel 2012 notiamo come le femmine, che in generale sono appunto il dato indicato col colore rosso, crescono notevolmente.